Troppi di noi si sentono perdenti perché vittime della vita che non hanno scelto ma che hanno subito. Si sentono isolati, preda della solitudine e della disperazione, benché circondati da milioni di altri esseri umani all'interno di un sistema che li possiede, li ingabbia, li stringe in una rete di falsi convincimenti, di pregiudizi, di ingannevoli lusinghe. Vivono in una gabbia del più frustrante zoo umano, dalla quale vorrebbero evadere, e potrebbero anche farlo, perché quella gabbia non ha porte. Ma accecati dalle false credenze instillate loro fin dall'infanzia, non spiccano il volo verso la libertà, ma vivono nell'ansia, invecchiando nel rimpianto di non aver fatto ciò che li avrebbe resi felici. Ciascuno inventa miriadi di motivazioni ai propri problemi, scaricando sugli altri, persone, eventi, luoghi, la responsabilità dei propri insuccessi, giustificando il proprio malessere con l'incomprensione, l'insofferenza, talvolta l'intolleranza nei confronti dei più deboli, mai ammettendo le proprie responsabilità dirette. Qualcuno, tuttavia, vorrebbe cambiare, uscire dai confini dei propri programmi mentali, ma va a scontrarsi con la paura del cambiamento, con le proprie resistenze al cambiamento, perché pensa che se anche finora ha sofferto nell'infelicità di un'esistenza che sente di non meritare, è comunque sopravvissuto, e ha paura che uscire dalla propria zona protetta significhi perdere la vita. E allora? È necessario cambiare l'abitudine di essere come siamo. Sono convinto che ciascuno di noi possieda gli strumenti indispensabili per affrontare le proprie paure, ma sono pochi coloro che ne sono consapevoli, a causa, lo abbiamo detto, di abitudini sociali, educazione, condizionamenti, in una parola, del modello culturale. Il nostro compito finora è stato quello, attraverso video, libri, seminari, di sollecitare la riflessione, portando a chi lo desiderava la conoscenza necessaria a comprendere quanto raccontano le discipline che hanno realmente a cuore la salute dell'essere umano. L'uomo deve essere visto non più come una macchina, un insieme separato di organi, ma come un sistema olistico unitario, organico e sincronico. Per questa ragione diventa vitale l'equilibrio psicofisico, poiché da esso discende il benessere armonico del corpo e per converso la malattia, la quale, muovendo da una comunicazione errata tra cellule, mina lo stato di equilibrio biochimico, a sua volta correlato a una disarmonia di carattere energetico. Diventa indispensabile a questo punto un cammino di conoscenza a partire dalle proprie dinamiche mentali, fino a raggiungere il proprio sé interiore, attraverso il quale trovare consapevolezza nelle proprie risorse. Non c'è una tecnica valida per tutti che conduca a questo esito. Ognuno dovrà trovare la strada adatta a se stesso per andare a scoprire proprio quelle risorse che lo condurranno al cambiamento personale e relazionale, il quale, nel ritrovato equilibrio, avrà come fine ultimo proprio la felicità che ciascuno desidera per se stesso. È facile scaricare sugli altri le proprie responsabilità, ma è necessario comprendere che un tale atteggiamento porta soltanto isolamento, rabbia, intolleranza. Ciascuno deve tornare ad assumersi le proprie responsabilità personali e sociali ed essere artefice di una piccola grande magia che farà vivere meglio non solo se stesso, ma anche chi gli vive accanto.